Buongiorno a tutti dal mio Inizio Parker, sono qui tornato a fare un video. Prima di parlare della partita di domani sera tra Milan e Torino, volevo comunicare che sto tornando a fare i video con la Nikon. Questo video è registrato con la Nikon, ho di nuovo il computer, ne ho preso uno nuovo, quindi tornerò a registrare video con la telecamera che ho preso io. E quella che ho preso in Australia e poi il computer che ho preso nella settimana del Black Friday, qualche settimana fa, fine novembre. Quindi queste sono le comunicazioni. Per quanto riguarda Milan-Torino vedo una partita molto, un po', come possiamo dire, un po' una via di mezzo tra facile e un po' tosta. Siamo in casa, abbiamo vinto contro il Parma passando in svantaggio e poi con carattere rimontare la partita. Io mi aspetto una vittoria domani sera contro il Torino, magari non una vittoria magari eclatante, ma pure sul 1-0, 2-1. Magari diciamo un 2-0, mi aspetto una vittoria, magari pure se vinciamo pure con difficoltà me l'aspetto, perché Milan per ora è in un momento con molti infortuni, soprattutto là in difesa. Dovrebbe rientrare a breve, penso, Romagnoli e Musacchio, speriamo cominciano almeno i rientri. Vediamo se sapremo notizie di Musacchio e Romagnoli. Il Torino vuole fare punti e sicuramente verrà a San Siro per giocarsi la partita, non per regalare punti al Milan. Vediamo. Poi io forse mi aspetto pure un pochino qualche cambiamento nella formazione, visto che poi giovedì ci giochiamo l'accesso ai sedicesimi di Europa League, quindi giovedì sarà una partita molto importante fuori casa contro l'Olympiakos. È una partita difficile là in Grecia. In campionato rientra Higuaín dopo le due giornate di squalifica, con l'espulsione e la squalifica subita contro il match sempre in casa contro la Juventus. Speriamo che un pochino questa espulsione, questa squalifica ai Guarini le servire un po' per essere meno nervoso, perché noi abbiamo bisogno di Guarini pure in campionato. Vediamo se si parla in questi giorni di un possibile ritorno di Ibrahimovic. La trattativa sembra un pochino frenata, vediamo nei passaggi dei giorni se ci sono novità. Domani sera a San Siro per vedere la partita ci dovrebbe essere Lucas Paqueta, confermato e sicuro il nuovo acquisto già da gennaio. E vedrà la partita dei suoi nuovi compagni. Il video finisce qui. Vi voglio invitare a mettere un mi piace, condividere e commentare per quello che pensate di Milan Torino, magari ho del calcio del mercato del Milan, e seguitemi sui social, Facebook, canale Telegram, Instagram, qua su YouTube. Se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina perché ci saranno nuovi video. Proverò a fare più video possibili tra gli impegni lavorativi, sto avendo poco tempo, però spero di portare più video possibili. Ci vediamo al prossimo video, vediamo se riesco per il post partita di Milan a Torino, e non bene o male, forza Milan e speriamo di vincere domani sera.